storia, trama 300 circonflesso puntata, Alberto umiliato, la vera storia della regina. Anticipazioni puntata del 2 gennaio, le umiliazioni subite dal marito, e la vera biografia della regina Victoria. La saga della regina Victoria andrà in onda, per un nuovo appuntamento il 2 gennaio, in questa terza puntata vedremo la regina sposa ad Alberto. Il matrimonio combinato tra i due, che la regina non voleva, quando si sono conosciuti è diventato amore, le anticipazioni della puntata, dove rivederla in replica e la vera storia della regina britannica. Anticipazioni della terza puntata. Dopo la nascita dell'amore tra Alberto e Victoria, si celebreranno le nozze, ma il giovane dovrà inghiottire parecchi bocconi e mari. Nei due episodi intitolati Matrimonio reale e Il marito della regina, vedremo il bellissimo matrimonio della coppia, e le emozioni dell'amore appena nato. Alberto, divenuto fidanzato della regina, subirà umiliazioni e mancanze di rispetto. Victoria cercherà più volte di fargli assicurare una rendita, ma il Parlamento la ostacolerà in tutti i modi. La regina sarà preoccupata che la situazione possa incrinare il loro rapporto. Infatti, a poco tempo dalla celebrazione del matrimonio, la tensione aumenterà. Tutti i dissapori e le divergenze metteranno a dura prova la coppia e i progetti che hanno fatto per il futuro, che rischieranno di mandare tutto in frantumi. Ma il giorno delle nozze arriva, e finalmente i due coronano il loro sogno. Non mancherà un fatto spiacevole anche in quella giornata. Le nozze vengono celebrate, ma Alberto viene umiliato pubblicamente dal duca di Sussex. Victoria, che tiene molto al marito, cercherà di fare di tutto perché abbia il rispetto che gli spetta, ma dal canto suo Alberto agirà a modo suo, discostandosi da quanto ha progettato di fare la regina. Come andrà a finire? Non perdetevi la puntata delle nozze, prevista per i primi giorni dell'anno, per vedere il resto. Le puntate possono essere seguite in streaming o in replica dal sito Mediaset On Demand, anche via app, in streaming da tablet, smartphone o PC, o in replica in un momento successivo alla messa in onda. Gli ascolti della serie televisiva non hanno premiato la bellissima storia, infatti ieri sera solo 2.235.000 di telespettatori hanno seguito la seconda puntata, in onda di Canale 5, facendo solo il 10.7% di share. La regina Victoria, biografia. Alexandrina Victoria d'Inghilterra, 1819-1901, RGN, dal 1837 al 1901, per un totale di 63 anni, portando la Gran Bretagna sul punto di dominare il mondo. Educata in modo estremamente rigido, non viene mai lasciata sola, condivide fino a età adulta la stanza con la madre, la principessa tedesca Vittoria Maria Luisa. Scopre presto di essere destinata alla corona, perché i suoi cugini muoiono tutti. Vittoria, incoronata regina, si trasferisce a Buckingham Palace, e da allora inizia l'età vittoriana. Nel 1839 la conosce il marito, Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, un principe tedesco. Dato che lei è un capo di Stato, dovrà fare una cosa inusuale alle donne, cioè chiedere la mano al principe. Il suo bellissimo abito bianco indossato il giorno del matrimonio sancisce la tradizione dell'abito bianco per le spose. Pi data ad uguale 1 data tipe uguale titolo margine. La regina Victoria ha un ruolo simbolico, perché qualsiasi decisione deve essere approvata dal Parlamento, formato in parte da nobili ed ecclesiastici, in parte da membri votati. In età vittoriana il voto si estende, solo il 15% dei maschi adulti può votare, consentendo l'esercizio di tale diritto ai lavoratori delle città con reddito alto. L'età vittoriana è un periodo di sviluppo sia economico, che di conquiste liberali dei cittadini. Durante l'età vittoriana il Regno Unito diventa la maggiore potenza industriale ed economica mondiale.
Non perdetevi le nostre prossime news, oltre che di TV, programmi e tante notizie utili, prossimamente vi aspettano curiosità su Arte.